Ecco, è una domanda assolutamente ovvia, ma assolutamente necessaria. Cioè, come è nato questo film? Si legge un cartello all'inizio, ma non è chiarissimo appunto la relazione che tu hai con questo suocero incarcerato. E quindi appunto è una curiosità che è spontanea, insomma, è necessario. Sgogliare. Hello again. Thank you all for staying. Yeah, you're right. I mean, this film is, was born. This subject was basically not the subject we were looking for. It found us, more correctly, myself. This is a story about my father-in-law. We kind of got this information about him being arrested while he was living in Malta. And, you know, I was interested in what is behind, I was interested in, you know, the deepest corners of his mind, what's behind the deeds he did. So we got in contact with him. It was during Corona, so we couldn't basically move a lot or even go to prison to film him. So that's also one of the reasons why we choose to, not the main reason, but one of the reasons why we choose to use this imagery for the film and not include him as well. So yeah, I mean, we did mention it at the beginning of the film, but that's the fact that he's part of my family that I didn't want to put that in the spotlight because I just didn't want to people you know think a lot about our relationship but more about what's he saying. Sorry, that's I was trying to make it shorter than this time. Sì, grazie mille. Sì, Alessandro, hai ragione. Diciamo che il soggetto di questo film mi ha trovato. Il film è stato fatto su mio suocero, che ci ha fatto sapere ad un certo punto che era stato arrestato in Malta. Ero interessato a capire cosa c'era nelle profondità della sua mente, a capire perché avesse fatto le cose che aveva fatto. Non abbiamo potuto avere contatto perché tutto è successo durante la pandemia, durante il coronavirus. Quindi non siamo potuti recarci in prigione. Ecco, questa è anche la motivazione per cui vedete le immagini che avete visto nel film. E non siamo potuti andare quindi a trovarli in carcere. Però sì, all'inizio del film l'abbiamo detto, ma non l'abbiamo esplicitato troppo chiaramente, perché non volevo che il fatto che facesse parte della famiglia fosse sotto ai riflettori, perché altrimenti forse il pubblico si sarebbe concentrato solo sulla relazione che io avevo con il protagonista, ma non effettivamente su quello che il protagonista diceva e pensava. You want No. E appunto, a volte si ha l'impressione che ci sia una ironia un po' macabra nella tipologia di immagini che associate a queste registrazioni e appunto, come dicevi tu, si perde la relazione personale, diventa veramente quasi il soliloquio di una persona disturbata. E volevo capire appunto come avete lavorato su questo materiale sonoro. E dove nascono queste immagini? Da dove arrivano? Come le avete selezionate? Well, this film was basically born in editing room. Emanuele can talk more about it later after me. But the images we choose mostly was recorded by myself during the travelings around the world. Some of the images are recorded also by Stefan, the protagonist. We use from his old phone that he left in Serbia before leaving. Also, you know, we kind of imagine his
state of mind being broken, and this is why we actually approach the visual and created this kind of visual identity where the broken image actually represents his state of mind. Because, you know, he's lost, as his pictures are lost in translation, let's call it like that. Sì, allora, il processo di montaggio è iniziato subito, magari adesso Nemanja vi parlerà meglio del processo di montaggio. Le immagini sono state registrate da me durante i miei viaggi intorno al mondo. Alcune immagini sono state prese persino dal telefono cellulare di Stefan, quello che aveva lasciato in Serbia. Volevamo rappresentare attraverso le immagini lo stato di mente alterato di Stefan. Ecco perché abbiamo creato questa serie di immagini molto frammentarie. È come se ci fosse una sorta di processo, chiamiamolo di lost in translation. Ma adesso lei mi aggiunge qualcosa. I just wanted to add that we wanted to find the right balance between what Stefan is saying and what we wanted to convey with the imagery. Since the beginning, we knew that we wanted to make the imagery abstract and to follow his state of mind, or what we conceive or perceive to be his state of mind. It was at the beginning like editing an audio drama, since all we had were his recordings. So we wanted to use his words and to not really stray away from what he was saying, but to really use all the basic narrative drama questions to have a more conventional exposition and plot, and allow him to express himself in that way. So when we finally arrived at the exact moment to introduce the imagery, it was much easier for us really to balance out our perception of his words and what could be more objective variant of what he was saying. So that was basically the entire process behind the scenes. Just one sentence. We wanted to make this, at the end of the day, we wanted to make it more as an experience, visual experience, than to just, you know, approach it in a more conventional way. Sì, volevo aggiungere che volevamo semplicemente trovare un equilibrio tra quello che Stefan raccontava e il nostro modo di vivere, di presentarvi le immagini. All'inizio abbiamo pensato che volevamo avere una cosa astratta e quindi cercare di seguire attraverso questa astrazione lo stato di mente di Stefan, o almeno quello che noi percepivamo essere lo stato di mente di Stefan. Quindi sin dall'inizio abbiamo avuto l'impressione che si trattasse un po' di un dramma veicolato dalle parole, dall'audio, e all'inizio abbiamo voluto proprio utilizzare questa drammaturgia di base attraverso delle domande per poter fare in modo che Stefan si esprimesse ed avere, diciamo, una trama convenzionale. E quindi, partendo da questo punto, è stato poi semplice per noi ricostruire una storia, e l'obiettivo era proprio capire ed entrare più nel dettaglio in quello che Stefan stava dicendo. E poi quello che ha aggiunto Svetislav è stato che volevamo rendere questo film un'esperienza più visiva e non volevamo che fosse convenzionale, motivo per cui avete visto tutte queste immagini. È arrivato il momento di lanciare la palla al pubblico, e sono sicuro che questa associazione tra, appunto, confessioni registrate, menzogne, verità, delirio e immagini non può avermi lasciato indifferente.
to shine. Yes. Dove? Buonasera, grazie per aver per il suo film. Devo dire che l'equilibrio tra quello che siamo portati ad immaginare noi come pubblico vedendo questo film e quello che potrebbe essere la realtà, che invece è legata alla vita reale di questo uomo, è molto è reso particolarmente bene, nel senso che io fino alla fine del film non sono riuscita a capire quanto fosse realmente colpevole quest'uomo e quanto invece fosse costruito intorno alla sua particolare figura e esistenza. Devo dire che la persecuzione di un essere umano provoca sempre un grosso scuotimento, una grossa rabbia, e quindi io vorrei capire se questo film è testimonianza reale della persecuzione di un uomo, oppure se in qualche modo cerca di costruire un senso di fronte al suo disagio, alla sua... Non so se mi sono espressa bene, sono andata un pochino così a braccio nella mia espressione. Well, if I understood right, I'll try to make an answer. Thank you very much for the nice words. Well, the initial idea after we found out what's going on with my father-in-law was, you know, to be honest, first feeling I had, I was disgusted. And basically I didn't want to do anything with him, or I was not thinking about making a film. But of course, you know, as nature of a filmmaker, I was eager to find out what's behind all of that. So we started this series of conversation, phone calls, and I just wanted to create a situation when he can express himself with lies or truth, but in position where he is allowed to say whatever he wants, even though he's a perpetrator, somebody who did the wrong thing. Because I felt like it's important for us to listen to him and understand him, try to understand him. At the end of the day, you know, he started developing well, and in the half of the process, let's call it like that, the talking process, the phone calls, he actually admitted what he did. But then he realized it. That was, I think, the first time he actually realized what he did. And then he started going into denial, and you know, start burying his own grave. So I think everything is true in this film. It's, you know, the truth is that he showed his up to the kids. The truth is he had a bad trial. I mean, Malta is recognized as one of the worst countries in Europe when it comes to legislative system, the law system. So, you know, I think that I felt like he needs a space that he can heal and, you know, maybe try to be a better version of himself. I don't know if we succeeded to create this space. Did I answer somehow your question?
Did I manage to answer the question, or? She's waiting for the Allora, grazie mille, cerco di rispondere. Innanzitutto ti ringrazio per le belle parole. All'inizio l'idea è stata subito di cercare di capire quello che era successo con Stefan. Se devo essere sincero, il mio primo sentimento nei suoi confronti è stato il disgusto. Non volevo assolutamente avere nulla a che fare con lui e soprattutto non volevo farci un film. Ma poi nella mia natura di regista ho voluto cominciare ad indagare su quello che era successo e quindi da questo punto in poi sono iniziate le conversazioni e le telefonate. Volevamo infatti creare una situazione in cui Stefan potesse esprimersi sia attraverso le bugie ma anche attraverso la verità, un posto dove poter dire tutto quello che voleva anche se era colpevole. Quindi perché per me era importante sentire anche la versione di Stefan. Alla fine questo processo di conversazione, di conversazioni anche telefoniche, è andato bene e Stefan forse si è reso conto di quello che aveva fatto e ha ammesso quello che aveva fatto, però una volta resosi conto di quello che aveva fatto ha cominciato una fase di negazione e ha cominciato davvero a scavarsi la tomba. Poi è chiaro che penso alla fine che tutto quello che mostriamo sia vero. È vero che comunque Stefan si faceva osservare dai bambini, però è anche vero che si è ritrovato in un processo davvero pessimo. Infatti Malta è uno dei paesi conosciuti nell'Unione Europea per non avere un sistema giudiziario così equo. Però speravamo anche magari che attraverso questo spazio che davamo a Stefan si potesse curare un po', potesse cominciare un processo di cura. Non so alla fine però se ci siamo riusciti. Spero di aver risposto alla domanda. C'era un'altra cosa. La domanda naturale era che fine aveva fatto Stefan. What happened to Stefan nowadays? Yeah, well, what happened is that Stefan was released from prison and come back to Belgrade, extradited to Belgrade from Malta on December 4th, I think, 2021. The film was basically already finished by then. Editing was finished by the whole thing. But he's now trying to live a normal life. We can call it like that now. He's trying, he's trying to be a better version of himself, that he understood, you know, that he has this process that he needs to go through, and he's visiting psychologists, so yeah, it's pretty much so far about him. Actually, that's a fun fact as well. He wrote 3 books during his stay in prison. Actually 4, but 3 was already published, Book of Poems. And there is one that he's still writing, a novel that he wants to publish as well about his stay in prison. Allora, Stefan è stato rilasciato, quindi non è più in prigione, ma è potuto tornare a Belgrado, se mi ricordo bene, il 4 dicembre 2021. Ma comunque, in quell'epoca il montaggio era già stato finito. Ora Stefan sta cercando di vivere una vita normale, se così è possibile chiamarla, e spero davvero che ora cerchi di essere la versione migliore di se stesso, adesso che ha capito che deve affrontare questo suo processo interiore. Sta comunque vedendo degli psicologi e questa è una curiosità: mentre era in prigione ha scritto 3 libri, e 3 almeno sono stati pubblicati, poi ce n'è un quarto che sta scrivendo e si tratta di una storia di finzione però basata comunque sui fatti avvenuti in prigione. There is another fun fact about to come back to your question about the law system and part of the story he's telling about that. I tried to make an investigation about his process afterwards he was released, to try to find the trial judgment, the trial process papers. They basically deleted everything, like
injury and only left the part he would spend in hospital, in mental hospital. So at the end of the day, he has only records about him being placed in a mental hospital, not in jail. So they're trying to erase all the process. Un'altra curiosità per quanto riguarda il processo giuridico, insomma il processo in tribunale. Ho cercato, dopo che Stefano era stato rilasciato, di fare qualche indagine e di trovare le carte del processo, ma ho scoperto che tutte le carte erano state distrutte. Le uniche carte che rimanevano erano quelle del manicomio. Quindi l'unica prova scritta che rimane è che Stefano sia stato in manicomio ma non in prigione. Pronti? Anche mi complimento. È veramente, non so, trasportante, no? Questo passaggio, soprattutto anche con i piccoli pezzi, anche voi, che sostanzialmente descrivevano l'assenza proprio della visione e solo la parola, e la parola oltretutto di una persona che in quel momento era in prigione ed era in prigione con un trattamento che non è sicuramente dei migliori, anzi infatti credo che, e suppongo che questo lavoro sia anche un lavoro che apra una denuncia, ma una possibilità di poter sapere e comprendere cosa a volte purtroppo in quell'isola di pirati accade. Vabbè, io chiudo qua dicendo che anche il nostro Caravaggio ce lo siamo portati a casa di nascosto, altrimenti sarebbe finito in una cattedra manca. Per cui complimenti, e mi fa piacere per l'appunto. E la domanda che avrei fatto anch'io, come sta Stefano, dove è Stefano oggi, e mi fa piacere che non solo tutto sommato sta facendo questo percorso di ripresa e di salvare la parte buona che ha nella sua anima, e inevitabilmente è strepitoso il fatto che questi 13 manoscritti che aveva già in prigione siano poi forse anche un pezzo di conto che è stato pubblicato successivamente. Grazie e complimenti. Belle anche le immagini, molto molto belle. E la musica. Grazie. Grazie. Caravaggio is the best part of Monta, definitely. I mean, I saw it in person. Sì, Caravaggio è la parte migliore di Malta e l'ho visto proprio a Malta. Quando compare l'angelo della morte significa che c'è una sola domanda possibile. Se non l'avete voi, la faccio io. Svetoslav, prima dicevi non è il film che stavamo facendo, ma è il soggetto che è venuto a cercare noi. Ho capito male o stavate lavorando a un'altra cosa? E in tal caso a cosa stavate lavorando? Ci state lavorando ancora? Avete dei progetti ancora in comune tu e Nemanja? Well, yeah, we have a lot of projects going on. One of them is we screened the short film and shoot the short film while editing I'm People, I'm Nobody, and it's also a film about sexual problems, let's call it like that. Just happened to these two topics stick to each other, or one topic developed. So yeah, we have a couple of scripts, not a couple, like three scripts we finished for a feature film. None of them are
fiction films. None of them are dealing with this kind of subject, but we hope to get, you know, financed soon and start shooting, maybe this year. And yeah, I'm working with Nemanja since day one, since the first film, and he's my right hand, and, you know, this film wouldn't be as, you know, as it is if it wasn't for him. Sì, abbiamo diversi progetti assieme. Innanzitutto, durante le riprese di questo film abbiamo girato anche un cortometraggio, anzi scusate, durante il montaggio, non durante le riprese, sempre su problemi, diciamo, sessuali. Poi abbiamo tre copioni, tre script per film invece lungometraggi. Non tutti ovviamente trattano delle stesse tematiche e alcuni si dedicano anche alla fiction. Ovviamente speriamo di ottenere al più presto finanziamenti e di cominciare già a girare quest'anno. E per quanto riguarda la mia collaborazione con Nemanja, collaboro con lui dal primo film ed è proprio il mio braccio destro. Il film ovviamente non sarebbe così se non ci fosse stato tutto l'apporto di Nemanja. Grazie ancora, Svetoslav e Nemanja. Appunto, sono qui con noi ancora stasera, se volete un approccio diretto, se avete delle curiosità, se volete appunto dialogare con loro. E noi proseguiamo, ci vediamo tra una mezz'oretta per chi sarà presente per il prossimo film dei Visti da Vicino.